l'autunno, la stagione mia preferita in assoluto. È preferita perché con la cucina piemontese trova il suo apice con i vari prodotti straordinari che questa terra fortunata offre. E proprio per questo ho pensato a un piatto che potesse riunire gli elementi più e i prodotti più significativi della nostra terra, come i funghi, come i tartufi, ma soprattutto le verdure dei nostri orti. Il tutto per confezionare questo piatto che io ho chiamato bouquet d'autunno. Quindi andiamo alla preparazione di questo piatto. Vedete qua un po' di ingredienti. Partiamo da una purée di sedano rapa, che sarà lo zoccolo, diciamo, di questo piatto, sopra il quale andiamo a mettere un po' di verdure. Qui abbiamo del broccolo, abbiamo della zucca gialla, abbiamo del cavolo e abbiamo delle crudite di verdure, dei tapinabò, delle rape tagliate fini, crude all'affettatrice. A dare la parte croccantosa ci penserà questo crumble di parmigiano. È un crumble fatto con farina parmigiano e viene sbattuto, cotto in forno. Questo sarà il crunch, diciamo la nota croccante del piatto. Ottimi funghi spadellati con un po' di olio e del rosmarino e del timo. Questo cosa avrà come legante? Avrà come legante un altro piatto che è un caposaldo proprio della cucina tradizionale astigiana, piemontese, ed è la bagna cauda. Questa noi l'abbiamo interpretata, questa salsina qui, a base di latte e aglio bollito più volte, frullato con delle acciughe e legato, e viene questa salsina che sarà, diciamo, il legante a tutta la parte vegetale che è bollita, è cotta, è cruda ed è disidratata con queste bellissime fette di zucca, di sedano rapa e di cavolo verza essiccate. A finire il tutto ci penserà il tartufo, in questo caso tartufo nero, e lo affetteremo sopra. Quindi andiamo a preparare una noce di burro in questo pentolino. In questo pentolino facciamo rinvenire le nostre verdure precedentemente lessate. Quindi abbiamo dei bastoncini di zucca, abbiamo della cipolla bionda cotta in forno, intera e poi sbucciata, abbiamo del sedano rapa e abbiamo due pezzetti di broccolo. Quindi scaldiamo e facciamo rosolare queste verdurine, pizzico di sale. Intanto noi via via andiamo a preparare il nostro piatto e la nostra composizione finale. Facciamo anche prendere un po' di colore, mi piacciono un po' leggermente colorate. Molto bene. Aggiungiamo per ultimo il broccolo perché tende poi a disfarsi, quindi lo mettiamo per ultimo. Ok. Scaldiamo adesso la purée di sedano rapa, che nell'altro pentolino, la mettiamo a scaldare e iniziamo poi la composizione del piatto. Quindi devo dire, la base della preparazione è molto rapida nell'impiattamento, richiede un po' di procedimento e un po' di tempo per la preparazione degli ingredienti, a cotto, a crudo, ma soprattutto questi essiccati, perché questi essiccati vengono come prima cosa sbollentati in uno sciroppo di zucchero, leggermente, e poi vengono stesi su delle foglie di silpat, quindi una gomma da forno, ed essiccati in forno oppure in un essiccatore. Noi abbiamo un essiccatore, li metti lì, insomma, 12 ore a 45-50 gradi, quindi assumono poi queste consistenze. Allora, il nostro piatto viene formato da questo zoccolo di sedano rapa. Andiamo a fare proprio uno zoccolino nel piatto di sedano rapa. Su questo andiamo ad adagiare le nostre verdure. Metto qua che sono più... Ecco, abbiamo messo il broccolo, mettiamo la cipolla,
mettiamo la nostra zucca, vedete tutti i prodotti di stagione colorati, perfetto, poi andiamo a sistemare il nostro crumble, che è la parte croccante. Questo quando si mangerà, perché va mangiato poi tutto assieme, e darà proprio questa nota crunch. Qualche fogliolina scottata di cavolo verza, così, le crudité, anche questa è una nota un po' croccante, perché comunque la zucca, il tapinabò, eccole qua, l'amarognolo, quindi c'è proprio un contrasto di sapori anche, no? Perché la zucca, la rapa che dà quella nota un po' più amara, il topinabò che invece dà la nota aromatica dolciastra, questo cavolo viola che dà un po' di colore, perfetto. Dopodiché sua maestà il porcino, perché è stagione di porcino, quindi questo ci deve essere assolutamente. Due porcini spadellati, vi dicevo, con un po' di rosmarino e un po' di timo e un goccio di olio, fanno la sua bella parte. Poi andiamo a sistemare invece le nostre verdurine. Quindi abbiamo il sedano rapa croccante, mi piacciono questi elementi, la zucca, anche qua, sentite come scrocchiano, tac, anche qua la nostra zucca gialla, la zucca gialla e il sedano rapa, perfetto. Adesso ci manca la parte elegante è data da questa, come dicevo, un altro piatto storico, la bagna cauda. Noi l'abbiamo ridotta, eccola qua, a crema, quindi una volta confezionata la bagna cauda con poco olio, si cuoce l'aglio in un po' di latte, si aggiungono le acciughe, si frulla il tutto, si aggiunge un nulla di brodo vegetale, poi passata al mixer otteniamo una crema bella fluida così, col sapore però di bagna cauda. Qui c'è proprio tutto il nostro territorio e con questo andiamo a condire questo bouquet di verdure. Poi che facciamo? Andiamo a ultimare con il tartufo, perché non c'è un piatto in autunno che non possa prendere in esame il discorso tartufo, e andiamo ad affettare il nostro tartufo anche in maniera un po' abbondante, direi, facendolo pure andare sui bordi. Mi piace questo, ecco, questo è il bouquet d'autunno, cascinale nuovo, eccolo qua, e su questo piatto non possiamo far altro che abbinare una stupenda barbera d'asti. Trovo che il connubio sia perfetto, tradizione, un pizzico di innovazione, di novità, di assemblaggio di consistenze e di sapori, e una barbera del nostro territorio, una barbera d'asti, crea veramente il matrimonio perfetto. Buon appetito!